un po' ve l'ho annunciato, parliamo comunque delle componenti che possono essere hardware o software, quindi voi potete installare il software su macchine che avete, oppure comprare delle scatole, delle box e utilizzarle come Honeypot. Normalmente mi permette attraverso questo Honeypot di avere informazioni sulla natura degli attacchi, quindi qual è il trend, da cosa mi devo difendere, in quale modo mi devo difendere e capire anche la frequenza di quanti attacchi avvengono. Sicuramente l'Honeypot è un elemento in più rispetto a ciò che dovreste avere all'interno della sicurezza della vostra infrastruttura. Quindi, oltre al firewall, oltre all'IDS, all'IPS, a tutto quello che volete, un Honeypot ormai credo che inizia a essere una cosa abbastanza interessante. Va saputo usare. Non mi nascondo che mi è capitato di riuscire attraverso l'Honeypot, quella vera, di vedere un bell'attacco. Bello grosso, io normalmente di tutti gli IP che vedo, prendo quelli, gli attacchi più interessanti, li analizzo, vado a vedere esattamente dove arrivano e poi li porto sulle mie blacklist. Ho visto questa subnet che non mi piaceva, il tipo di attacco era veramente cattivo e quindi ho deciso di adottarlo. Ho scoperto solo dopo un paio di mesi che era esattamente la subnet dove uno dei miei fornitori, quello francese, c'ha tutti i miei server, quindi io non ricevo più posta da loro. Quindi sono stato io vittima all'incontrario di questa situazione, quindi attenzione esattamente a quello che fate. È vero che dovete droppare internet, ma se droppate dopo, troppo poi rimanete a piedi. È anche grave che un fornitore abbia i propri attacchi che partono proprio dai suoi mail server e nessuno se ne è accorto. Ci sono tantissimi, cioè non so che idea avete o se avete utilizzato qualche strumento dell'Honeypot, ce ne sono tantissimi. Ci sono quelli più o meno sicuri, quelli più o meno giocattoli e anche quelli che fanno veramente cose serie. Il problema è di quelli seri che sono anche molto insicuri, cioè se vi bucano e non ve ne accorgete, come vi dicevo prima, c'è il rischio che voi diventate da coloro che analizzavano l'attaccante, proprio un componente dell'attaccante, perché vi utilizzano ad uscire. E vi ricordo che in Italia funziona giustamente che se la connessione parte da voi, voi ne rispondete. Voi dovete andare a dimostrare che non siete voi, che comunque c'è stato qualcos'altro, però è una situazione abbastanza particolare. Ci sono generalmente, quando parliamo di Honeypot, sentirete molto spesso Honeypot a bassa interazione o ad alta interazione. Bassa interazione è semplicemente un qualcosa, una sorta di oggetto hardware software che emula un sistema operativo, un servizio, un'applicazione. Queste cose sono una sorta di all'interno di una sandbox e quindi sono più o meno robuste. Uno perché potete fare, cioè l'attaccante può fare poche cose, e due perché comunque tutto è chiuso e limitato. Le Honeypot, quelle belle, quelle robuste, invece sono quelle ad alta interazione, cioè una macchina vera e propria che voi installate in un certo modo, configurate in un certo modo, per studiare il comportamento. Ma se vi bucano, sono cavoli, quindi attenzione. Generalmente se volete iniziare questa attività che vi interessa, partite da soluzioni a bassa interazione, che sono comunque interessantissime. Io utilizzo anche roba a bassa interazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Bassa interazione, come vi dicevo, vi dà maggiore sicurezza, però potete fare meno cose. L'alta interazione invece vi permette di fare più cose, ma meno in sicurezza. In tutti e due i casi, questa è una piccola chicca, generalmente potete interagire in tempo reale con l'attaccante. Cioè voi potete cambiare le carte da tavola all'attaccante per vedere lui come si comporta. Quindi non è che ci chattate, ciao come state, perché questo è se scappa. Però potete un po' giocherellare con lui per capire come si comporta. Cosa vi permette di fare una bassa interazione? Un Honeypot di questo tipo vi permette di raccogliere un po' quelli che sono gli script vari per bot, worm, generalmente vi dicevo per il botnet addirittura riuscite a prendere la username e la password della botnet stessa, quindi voi potreste controllare, una cosa che ovviamente vi consiglio di non fare, potreste controllare la botnet che l'attaccante sta mettendo su. È molto semplice, cioè anche se avete uno skill molto basso riuscite a farlo. Sono molto resistenti, difficilmente riescono a uscire dalla jail, cioè dal sandbox in cui si trova l'attaccante. Come potenza di calcolo richiede veramente poco, sono veramente applicativi che consumano pochissimo e come ve lo continuo a ripetere sono sicuramente più sicuri all'interno della vostra infrastruttura. Ora, ritornando perché ha seguito l'altro seminario, se dovete collocare in un Honeypot, non è che la mettete dentro la vostra rete, non siate così stupidi, lasciatela nella DMZ o che prenderete fuori. Almeno
non fa dei errori troppo gravi. L'altra interazione invece, come vi dicevo, è interessante perché essendo una macchina reale l'attaccante non riesce a capire quello che state cercando di beffare. L'attaccante può fare qualsiasi cosa e quindi anche voi potete mettere su qualsiasi tipo di servizio. E il problema però è un problema di sicurezza, ancora una volta, questo continuo a ripeterlo. Generalmente poiché voi allocate più risorse perché una macchina di terra, la potenza di calcolo che vi serve è maggiore rispetto al programmino che dovrebbe girare chissà come e chissà dove. A cosa serve? A tante cose, come ho anticipato. In primis, secondo me, delle informazioni generali di quello che sta succedendo, ma anche a capire qual è la password meno efficace che voi dovete utilizzare. Per esempio, io su uno dei due onipotti di test ho messo come password A. E quello è stato quello che è stato meno bucato, perché hanno provato tutto di più, ma non A. Questa è una cosa che fa abbastanza ridere. Vedete qual è lo username che ho usato, dopo l'ultimo, per esempio, Andy, è una cosa abbastanza, immagino ve l'aspettavate. Altro problema è capire se, non so se avete seguito la questione dei falsi positivi, dell'altro, capire se il falso positivo che voi avete è vero o è falso, e come lo fate? Magari con una macchina che da specchio cerca di capire attraverso un attacco a se stessa cosa sta succedendo. Quindi questo vi permette di risolvere i vari dubbi sulla veridicità o falsità di un falso positivo, quindi l'attacco che vi ho fatto vedere nelle slide dell'altro gruppo. L'idea di base è quella di cercare comunque di farla un po', cioè di prendere in giro l'attaccante, quindi di riuscire a non far capire all'attaccante che voi avete messo su non è poco, perché l'attaccante prende via, ma soprattutto di fargli perdere tempo. Se lui vi sta attaccando quella macchina, probabilmente non sta facendo qualcosa di più grave da un'altra parte, a voi o a un altro. Questa è proprio la regola di base. Bene, a questo punto andiamo un po' nel reale. Io vi propongo come soluzione proprio di partenza Kippo. Prima di tutto perché se volete utilizzarlo e non sapete veramente nulla, se avete Debian o Ubuntu fate apt-get install Kippo e ci avete installato. Quindi a prova di scemo. Viene richiesta qualche piccola configurazione, soprattutto Kippo cerca di offrire un finto SSH su cui poter fare brute force. Ovviamente una volta che l'attaccante riesce a fare brute force, entrare dentro, quindi voi capite qual è il username viene utilizzato, la password viene utilizzato, se l'attaccante ci porta dentro dei file o qualcosa, riuscite a capire anche la tipologia di attacco che avviene. Cosa offre? Offre la lista delle password da non utilizzare, la lista degli IP da bannare. È possibile studiare il comportamento di chi vuole attaccare. È una cosa abbastanza interessante, c'è un oggetto in più che si chiama Cryptograph, che graficamente vi porta tutto quello che sta succedendo, ma vi fa anche una sorta di, immaginate, filmato della console, dove vi fa vedere in maniera cronologica tutti i comandi che sono stati passati, proprio come se l'utente si stesse scrivendo in quel momento. Quindi è anche abbastanza affascinante. A questo punto vi faccio vedere alcuni dati delle due onepot che ho messo su. Allora, prima di tutto, questa dovrebbe essere quella più interessante. Ci sono varie informazioni. Una è quella di da dove viene il traffico. Ora non sono connesso, quindi mi dà un po' di errori. Questi sono gli indirizzi IP che più mi hanno attaccato. Mi fa vedere qual è la nazione. Vedete, molti sono Cina, per esempio, Turchia. E poi addirittura mi dà la possibilità anche di vedere, fare lookup, eccetera, eccetera. Vedete che l'attacco più grande l'ho avuto 453 volte da quel 219, eccetera, eccetera, eccetera. E qui posso vedere addirittura quali sono le nazioni da cui partono gli attacchi. Secondo lui su questa macchina è Asia e Canada. La cosa strana è che questa macchina, questo Geo2, è la macchina che sta in Francia. Quindi non è la macchina che si trova in Canada attaccata dai canadesi, ma è la macchina francese attaccata dai canadesi. Non so per quale motivo. Altra informazione l'utente, anzi la password più utilizzata, admin, root,
Qui una cosa che manca invece molto spesso c'è è come password Oracle, soprattutto se c'è un database, una funzione su cui c'è Oracle, c'è questo vizio di mettere Oracle, ma qui non c'è stato, cioè non ci hanno provato. E poi password 1345, support, password. Questo grafico è anche interessante perché se il vostro interesse è quello di, tra virgolette, farvi bucare, se la password più utilizzata è admin, mettete admin, così immediatamente poi dopo vedete i passaggi successivi. E qui vedete che 9137 volte hanno provato ad accedere come root, e poi admin, support, user, guest, eccetera, eccetera, eccetera. Qui mi fa vedere bene la combinazione username e password. E poi... Allora, qui due volte sono riusciti a entrare, mentre tutto il resto delle volte non sono mai riusciti a entrare su questa macchina. Quindi qui questa macchina ha fatto poco. E poi vediamo se abbiamo fatto vedere il periodo in cui ci hanno provato, no, non ce l'ho. Comunque c'è la possibilità anche di vedere esattamente i comportamenti nel momento in cui sono entrati, cosa hanno fatto. Da qui tirate fuori un sacco di informazioni, secondo me soprattutto gli indirizzi qui. Una cosa che potrei fare è andare a vedere questi indirizzi qui, prima di tutto a chi è allocato, se vedo che comunque è una direttrice che non mi piace, andare a prendere tutta la direttrice, quindi tutto il provider, se mi parte del provider, e trovare cosa mi farlo. Vi ripeto, è un po' delicato, perché se fosse una direttrice italiana non lo posso droppare, perché perderei anch'io in navigazione. Ma se fosse, come probabilmente è, cinese, ah, troppo, ma aspetto poi, io vi parlo di cose un po' più grosse, che magari qualche utente si lamenta e mi dice io non riesco a raggiungere la Cina, e poi a quel punto si vede che cosa sta succedendo. Oppure, altra cosa che posso fare, però andiamo in cose più sofisticate, e un'altra visione del mondo è che non bisognerebbe far volare il traffico, ma dargli una qualità di servizio diversa. Io potrei semplicemente dire che quella direttrice è sempre disponibile per me, ma così come fanno i nostri operatori per i telefonini, gli do 32k. 32k significa che non navigherà mai e che non mi dà grossi problemi, quindi proprio do la possibilità di far passare traffico, ma proprio solo di controllo. Questa cosa del QoS diciamo un altro futuro, probabilmente fra poco ragioneremo sempre di più solo a QoS. Ok, io sono proprio fuori tempo massimo, quindi vi dico che ho finito. Vi lascio i miei contatti, se avete qualche domanda sono qui. Fuori, fatela fuori, vediamo, siamo fuori tempo. Ok.